Acipe annum de mano Petri, et nobilis directione principis apostolorum, directione tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex santorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus diaconiam Sante Mariae Scalaris, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, un benvenuto speciale al Cardinale Ernest Simoni, lo abbiamo visto nelle immagini di copertina, immagini di 3 anni fa, le prime quando nella cattedrale di Tirana ha abbracciato, è stato abbracciato in maniera commovente da Papa Francesco, pochi minuti prima gli aveva raccontato la sua storia, quella che cercheremo di raccontare anche stasera insieme all'aiuto di Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire. Ciao Mimmo. Sera. E a Marco Burini. Ciao Marco. Mimmo, le immagini che abbiamo visto in apertura si chiudevano a quelle del novembre scorso, quando Francesco ha creato Cardinale Ernest Simoni. La storia di padre Ernest, tu l'hai raccontata in un libro ed è una storia che comincia nel 1928, ma l'inizio della storia che vogliamo raccontare risale alla notte di Natale del 1963, quando padre Ernest stava celebrando la messa della vigilia di Natale. Che succede? Succede che sul finire della messa i fedeli si accorgono che in chiesa entrano 4 figuri. Siamo in Albania. Siamo in un villaggio vicino a Scutari, la diocesi di origine del cardinale Simoni, e entrano questi 4 figuri, 2 in divisa e 2 in borghese, sono agenti della Sigurimi, della polizia segreta albanese, terribile polizia segreta, si dispongono ai 4 angoli della chiesa e appena Don Ernest finisce di celebrare, con ancora addosso i paramenti liturgici, gli comunicano la terribile notizia. Lei è in arresto, in nome del popolo albanese lo arrestiamo come traditore dello stesso popolo albanese. Che cosa aveva fatto Don Ernest? Semplicemente aveva fatto il sacerdote, perché è vero che nel 63 non siamo ancora arrivati al picco che sarà toccato poi nel 67 con la chiusura definitiva di tutte le chiese, però il regime di Enveroš ha già dimostrato tutta la sua ferocia, tutta la sua capacità di persecuzione, soprattutto nei confronti dei cattolici. E quindi Don Ernest viene arrestato, portato in carcere, gli stringono così forte i polsi che gli bloccano la circolazione. Gli bloccano la circolazione e sta per morire. Fortunatamente, grazie probabilmente a un intervento soprannaturale, si salva e viene lasciato in carcere per 2 giorni al gelo, da quelle parti fa abbastanza freddo a Natale, e lui rimane lì. Poi c'è questo processo farsa e al termine del processo farsa viene condannato a morte. È la prima volta che viene condannato a morte, lo dico la prima perché poi ce ne sarà una seconda di condanna a morte qualche anno successivo. Però questa condanna a morte viene commutata in lavori forzati. Sì, e qualcuno potrebbe dire che è un atto di clemenza del regime, in realtà è un atto di ulteriore crudeltà, perché con la morte finisce tutto, fucilazione e via. Invece viene commutato questa condanna viene commutata in 25 anni di lavori forzati. E sapete perché? Perché nella sua cella viene messa una persona che Don Ernest conosce molto bene, è stato molte volte a casa sua, ha mangiato con lui, che comincia a dire tutto il male possibile di Enveroš e del regime, cercando di ottenere da lui la stessa reazione. Ma lui dice: io non ho nessun tipo di rancore nei confronti di queste persone, perdono tutti e prego anzi che facciano veramente il bene del popolo. È vero che lei non ha mai odiato chi la torturava? Mai, mai. Ci ha insegnato Gesù perché mi disse, fanno così, 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 mi aveva messo microspia.
per svelarmi che cosa sono io, che cosa potesse parlare contro il regime. Allora questo era amico, aveva mangiato 100 volte nella mia canonica e era commutato malgrado in spia. Allora io, dicendo che Dio li perdoni, il regime, tutti quanti sono che si convertono, perché Gesù è padre di tutti gli uomini del mondo, ci insegna di amare i nemici, perdonare i nemici, pregare per i nemici. Queste parole erano andate all'orecchio del presidente Enver Hoxha, aveva preso la microspia, in quanto sembra, al suo ufficio. E dopo 10 giorni ha commutato la sentenza di appiccarmi, perché hai detto tutto al popolo di morire per Gesù, ti appiccheremo, impiccheremo, come si dice. E allora l'ha commutato 30 anni in tutto. Di prigionia, che poi sono stati in realtà 18, perché poi per buona condotta, dopo aver fatto i lavori forzati in miniera insomma essere stato provato nel fisico ma non nello spirito, mi verrebbe da dire, ha avuto una sorta di regime di libertà vigilata, diciamo così. Siamo al 1980, Mimmo. Sì, lui è stato per 6 anni in una cava di pietra, poi per 12 anni in miniera, una miniera quella di Spach terribile. Vi dico solamente questo dato: fra d'inverno, tra la temperatura esterna, meno 20, e la temperatura delle gallerie dove i minatori scendevano a scavare, c'erano 60 gradi di escursione, perché sotto ce n'erano 40, 35, 40, sopra meno 20, e una escursione di quel tipo ammazzerebbe un toro. Infatti moltissimi sono morti anche per questo motivo. Don Ernest riesce ad andare avanti per questi 12 anni, e nel 1980, come tu ricordavi, gli viene concesso questo beneficio, che in realtà non è un beneficio, perché viene messo a lavorare sempre forzatamente nelle fogne di scuteri. Quindi, sette giorni su sette. La domenica il lavoro è volontario, ma a questo volontario bisogna aggiungere 1,5 milioni di virgolette, ovviamente. Perché se non facevi il volontario eri punito. Nel 1991 finisce tutto. 11.000 giorni, settembre 90. In questo momento è un altro momento molto bello, perché Don Ernest viene convocato negli uffici della polizia del suo paese, di Scutari, e gli dicono: lei da questo momento è un uomo libero. E lui crede che lo stanno prendendo in giro, che vogliono un'altra tortura psicologica, vedere la sua reazione ed eventualmente accusarlo ancora. E rimane lì ore e ore ad aspettare questo decreto, perché fin quando non vede scritto nero su bianco che è un uomo libero non ci crede. Questa è stata la parabola. E quando lo vede benedice, quando vede il decreto benedice i suoi persecutori, i poliziotti, certo, certo, e tutti, e inizia a fare liberamente il prete, ma il prete l'aveva fatto anche durante la prigionia, è vero? Sì, ho celebrato la Santa Messa in latino ad memoria. A memoria. Mi portavano pure i professori musulmani, i miei amici, l'uva per fare il vino, diciamo, per il succo d'uva. Per spremerla. Per spremerla. Per il vino. Per l'ostia c'avevamo delle piccole fornelle. E così. Gli altri non capivano. Io ho confessato, dato la comunione, consolazione, avvicinato a tutti quei fedeli. E quando ero nel canale di Waterloo, ricondannato delle fogne, cantavo, ho celebrato, mi ha aiutato il Signore, davanti a 180 persone la messa, che se lo sapessero mi impiccassero. E Dio mi ha aiutato, tutto il popolo fedele. Ho continuato i servizi spirituali, confessando, matrimoni. Lei questa storia l'ha raccontata il 21 settembre nella cattedrale di Scutari a Papa Francesco, di cui poi l'abbraccio. Sentiamo poi le parole che Papa Francesco ha detto dopo aver sentito la sua storia e quella di una suora, pure lei perseguitata, Suor Maria Caterina. Popolo di martiri,
e oggi all'inizio di questa celebrazione ne è toccato due. Quello che io posso dirvi è quello che loro hanno detto con la sua vita, con le sue parole semplici. Raccontavano le cose con una semplicità ma tanto dolorose. E noi possiamo domandargli a loro: ma come avete fatto per sopravvivere a tanta tribolazione? E ci diranno questo che abbiamo sentito in questo brano della seconda lettera ai Corinzi. Dio è Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. È stato Lui a consolarci con questa semplicità. Hanno sofferto troppo. Hanno sofferto fisicamente, psichicamente, anche quell'angoscia della incertezza, se sarebbero fucilati o no. E vivevano così, con quell'angoscia. E il Signore li consolava. Penso a Pietro nel carcere, incatenato con le catene. Tutta la Chiesa pregava per lui. Loro, sono sicuro, non si vantano di quello che hanno vissuto, perché sanno che è stato il Signore a portarli avanti. Ma loro ci dicono qualcosa, che per noi, che siamo stati chiamati dal Signore per seguirlo da vicino, l'unica consolazione viene di Lui, Marco, Don Ernest, anzitutto mi fa piacere di poter chiamare un cardinale semplicemente con il Don o con il Padre. Volevo chiederle una cosa, ma per l'Albania di oggi, perché lei fa ancora il prete in Albania, giusto? Che cosa c'è da sperare per i giovani dell'Albania di oggi? Lei che fa ancora il ministero del prete in Albania, come vede la sua terra oggi? Dopo tutte queste sofferenze. Tutto il popolo ha sofferto, non ho sofferto solo io. E tutti, posso dire, sono stati fedeli. Per oggi, io di più sono qui a Firenze, con la sua eminenza Cardinale Bertori. Abbiamo fatto un passo per servire dove mi invitano, ma in Toscana. Piuttosto. Per tutti i giovani di Albania e tutti quelli che vogliono salvare la sua anima e praticare la santa fede e dogmatica, Gesù Cristo creatore del cielo e della terra e donatore della vita, che risuscita tutti i defunti. Questa è la fede, come dice San Paolo. Se non fosse stata la risurrezione, la fede, la religione sarebbe svanita. E per questo dobbiamo tutti lottare per mantenere il decalogo, i 10 precetti, soprattutto la castità. La castità è la virtù più potente che caccia la testa di Satana e ci avvicina a Gesù. Ma secondo lei i giovani ascoltano ancora queste parole? Per esempio la castità, i comandamenti, la fede. Sono parole che possono ancora Se vogliono essere salvi in eterno, in paradiso, perché tutti aspettiamo il paradiso, perché non siamo tutti passeggeri, come ci dice ogni tanto la Santissima Madonna. Dobbiamo amare il Dio con tutto il cuore, con le opere, non con le parole, non con le singhe. E ha detto chiaramente Gesù: chi non è con me è contro me, chi non è con me è contro me. E preciso, Gesù Dio, amore infinito, misericordia infinita, ma c'ha la giustizia. La Santissima Madonna dice ogni giorno, nell'antifona, et misericordias apurgin purgin stimendi paseum. La misericordia di Dio è a ogni generazione per tutti quelli che lo temono. Grazie per aver tradotto il latino, perché non è che ce lo ricordiamo più, quindi il grazie latino, che ha fatto anche la traduzione del latino. L'avevamo come lingua albanese. Celebrava la messa in latino in prigione, ma in questi lunghi anni di tortura, di prigione,
Lei l'ha sentita la misericordia, la vicinanza di Dio? Ci aveva detto Gesù, vi darà dato questo che dovrete parlare e soffrire dallo spirito del mio padre. Come mi hanno perseguito me, vi perseguiranno pure voi. Ma Gesù è vivo tra noi e noi non lo accorgiamo. E noi in famiglia, dove sono due pregando, il terzo è Gesù. La Santissima Madonna, dalla Santissima Trinità, è mandata per salvare il mondo, tutta l'umanità. E siamo nella veglia del mio quartiere, non sarà predetto da 100 anni. E lei si è sentito salvato in questi... Ogni giorno il Santo Rosario, la preghiera, tutte le sofferenze, con la speranza assoluta in Gesù. Ci fermiamo un attimo, poi andremo a sentire quello che il Papa ha detto a Santa Marta questa mattina. Lei era presente stamattina a Santa Marta? Grazie al Signore, era la prima volta, posso dire, vicino con Santo Padre, ho celebrato la Santa Messa. E allora la vedremo tra pochissimo. Una piccola pausa, poi a tra poco. La corruzione si incomincia da poco. Come questo col dialogo. Ma no, non è vero che ti farà male questo frutto. Mangialo, è buono, è buono. Cardinale Ernest Simoni, per 27 anni imprigionato e torturato dal regime comunista albanese, e il vaticanista di Avvenire, Mimmo Muolo. È il momento di ascoltare quello che il Papa ha detto a Santa Marta, a ispirare l'omelia, il racconto della Genesi, la prima lettura di oggi, del serpente che dialoga con Eva e la convince a mangiare del frutto dell'albero al centro del giardino. Non si dialoga con Satana, dice Papa Francesco. Sentiamo. Il diavolo è un mal pagatore, non paga bene, è un truffatore. Sempre ti promette tutto e ti lascia nudo. Anche Gesù è finito nudo, ma sulla croce, per obbedienza al Padre. Un'altra strada. Il serpente, il diavolo è astuto. Non si può dialogare col diavolo. Tutti noi sappiamo cosa sono le tentazioni. Tutti sappiamo, perché tutti ne abbiamo, e tante tentazioni di vanità, di superbia, di cupidigia, di avarizia, ma tante, tanti corrotti, tanti pesci grossi corrotti che ci sono nel mondo, nel quale conosciamo la vita sui giornali, forse hanno cominciato con una piccola cosa, non so, per non aggiustare bene il bilancio, e quello che era un chilo, no, facciamo 900 grammi, ma che sembra un chilo, e si incomincia la corruzione, si incomincia da poco. Come questo col dialogo. Ma no, non è vero che ti farà male questo frutto. Mangialo, è buono, è buono. È poca cosa, nessuno se ne accorge. Fai. E poco a poco, si cade nel peccato, si cade nella corruzione. Nella tentazione non si dialoga, si prega. Aiuto, Signore, sono debole, non voglio nascondermi da te. Questo è coraggio, questo è vincere. Quando tu incominci a dialogare, finirai vinto, sconfitto. Che il Signore ci dia la grazia e ci accompagni in questo coraggio. E se siamo ingannati per la nostra debolezza nella tentazione, ci dia il coraggio di alzarci e di andare avanti. Per questo è venuto Gesù, per questo. Durante la prigionia hanno cercato di corromperla, le hanno
offerto una tentazione, le hanno proposto di diventare professore universitario e sposare una bella donna. Lei che ha risposto? Travolgimento con Satana. Pensavano che io sono forse un giovane debole e così così. Hanno promesso, ti troveremo una così così per il matrimonio. Professore delle lingue straniere, un po' in tedesco e in francese così. E allora negare la fede, il morale, il cattolicesimo, terribile. Scusatemi, gli ho detto, io ho una moglie, una donna, posso dire, brillantissima, che non muore mai, che brilla tutto il mondo. È Gesù nella Santa Chiesa che sono dedicato, consacrato. Allora mi hanno... L'hanno ributtata in prigione. Marco. Nel buco. Padre Ernest, come si fa a riconoscere la presenza del maligno nella nostra vita, la presenza di Satana? Come facciamo a riconoscerla? Perché è subdolo, no? All'inizio sembra quasi che non ci si accorga. Io posso parlarvi, ma non avete il coraggio forse di crederlo. E lei provi a dirlo comunque. Io ho parlato con Satana. Ha lottato. Parlato con Satana, direttamente, col diavolo. Però il Papa dice che non si dialoga con Satana, si scappa. Per affliggerlo, come si dice, sconfiggerlo. Era un ammalato ad Atene. Era venuto il suo fratello da me. Perché sono degli esorcismi contro Satana, solamente quei che li guardano la guarigione credono, nessun altro, né dai... Va bene. Allora, per verificare se è infestinato dalle forze sataniche, gli ho dato ordine. Mi ha parlato in italiano. Mi ha detto, io sono il principe di 5.000 anime perdute, era tutto bruciato, né maschio né femmina, una voce svanita, una voce così tormenta. Allora gli ho dato ordine. Quel in Atene è guarito. Credete o non credete, questo è fatto compiuto perché io faccio ogni giorno tramite il cellulare. È Gesù che guarisce, non noi. Lo Spirito Santo. Mi è capitato con cancro, gli ha guarito Gesù. Infestinati di Satana, gli ha guarito. Le mamme che non partoriscono da 10 anni, gli ha dato. Ma recitando i 3 rosari, la castità è dedicazione totale al sacrificio in cuore di Gesù. Adesso poi si va a Lourdes. Adesso appunto il rosario lo recitiamo anche noi. Andiamo in diretta da Lourdes. Grazie a Padre Ernest Simoni, a Mimmo Nuolo. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, sempre alle 17.30. Buona domenica. Gesti piccoli di tutti i giorni, gesti di vicinanza a un anziano, a un bambino, a un ammalato, a una persona sola e in difficoltà, senza casa, senza lavoro, immigrata, rifugiata. Ci aiuti in questo la nostra Madre Santissima.